Dopo aver creato due palline color beige, vado ad appiattirle per creare la forma del panino. Dopodiché vado a rendere l'effetto del pane cotto e bruciacchiato con degli ombretti marroni. Con la carta stagnola rendo più realistico l'effetto del pane. Prendo due palline marroni e le schiaccio per bene e così vado a creare l'hamburger. Con la carta stagnola rendo l'effetto della carne più realistica. Dopo aver mischiato il giallo con il bianco, vado a creare questo quadratino che sarà il nostro formaggio. Poi prendo un verde chiaro e ne stacco piano piano piccoli pezzetti e questa sarà la nostra insalata. È il momento di comporre il panino. Prendo un po' di fimo liquido e con un ombretto rosso vado a creare questa salsina rossa che è appunto il ketchup e lo vado a mettere sopra l'hamburger. Con dei pezzettini di giallo vado a creare i semini di sesamo. Per creare le patatine utilizzo il giallo e creo dei piccoli bastoncini con la taglierina. Per realizzare la bibita prendiamo un pezzettino di bianco e formiamo una specie di cono allungato, dopodiché con un altro pezzettino di bianco creiamo un dischetto e sarà il coperchietto della bibita. Poi con uno stuzzicadenti facciamo un piccolo buchino sopra e ci posizioniamo la cannuccia.